Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Nexomon, naturalmente insieme a Shade. Ciao. Bentornati ragazzi. Siamo ancora qui a esplorare, esatto. Perché questa zona è infinita. Vediamo un po'. La grotta laggiù l'ho scoperta io, ma non c'è un cazzo di per salire per andarci, come cazzo ci vai? Questo dovrebbe rendere la mia di diritto, no? Che ne dici di andartene a fare la tua scoperta invece? Smamma ora, ti costringo io. Sì, ma vedi che però... Più che altro come ci è arrivato? Lamparos, carino. Bello! Questa sai che secondo me è l'evoluzione di... come si chiama? La lampadina. Sì, della, di Lumiere, quello che chiamiamo Lumiere noi. Mm-hmm. Secondo me sì. Può essere. No, ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Sì, è stato glaciale. Ah, non si muove. Vabbè, tanto abbiamo... Adesso possiamo mettere anche questo qua di fuoco. Questo fa male, eh? Bravo, curati direttamente, esatto. Ancora prima che ti attacco. Sì. Mi piace, bravissimo. Fatti così fuori tutti... Mi sa che c'ho solo una... Ah no, ok, stavo dicendo che sta... c'ho solo un attacco. Ti immagini? Non che si deve curare, non si cura. Che deficiente da dire. Entra la pernacchia. È vero. Ma allora mi sa che è questo qui che fa quel rumore lì, sai? Senza pensare. Ma no, ma penso che sia il gioco che ogni tanto si rompe. Ma può darsi. Ho finito. Cosa ti faccio? Ho finito. Stanco, perfetto. Bravissimo. Perfetto, bravissimo. Vai. Topino. Il topino. Che ci lascia. Ciao Topino. È di nuovo lui. Attenzione. Si è ammazzato da solo. 10 a 1 che si è ammazzato da solo. Io l'avevo detto che si ammazzava da solo. Intanto l'uomo è furo. Ah, pensavo facesse livello l'uomo è furo. Sai cosa? D'accordo. Vado a raccattare la mia persona che vada. Tanto la rovina. Come te non riuscirebbe comunque a scoprire i suoi tesori? Ma non ci arriviamo. Se lo saltiamo. Infatti. Notiamo, facciamo. Cioè, è quello che secondo me non... Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo fare per poter passare l'acqua, secondo me. C'è proprio... Ma io te l'ho detto. C'era quel puntile lì dove c'era la scuola degli allenatori. Dei domatori. Io mi ricordo che c'era da fare anche lì il puntile. Dopo detto... lo facciamo allora. Anello prezioso. Anello prezioso. Non ha detto mi sembra. Oh. Wow, man. Man. Non è forse la fede nuziale che quella donna ci ha chiesto di trovare? Non posso crederci. Grazie al cielo viviamo in un mondo di pixel! Dovremmo riportare questo anello alla signora che l'ha perso appena possiamo. Si trova nel punto di ghiacciato, ricordi? Sì, nella tundra. In realtà non mi ricordavo. Come ci è arrivato qua? Ah, aspetta. Stava nella tundra? Sì, nella tundra ghiacciata. L'aveva detto che stava camminando ed è caduto. Lo ricordo anch'io questo. Però qua, vediamo un po'. Qua mi sa che ci bloccano, quindi non possiamo fare altro. Allontanati, c'è un tiranno nelle vicinanze. Noi lateriani gli daremo la caccia, fatti gli affari tuoi. Ti dispiace, mi devo preparare per il combattimento. I cani da guardia della gilda dovrebbero stare alla larga e guardarci mentre sconfiggiamo il tiranno. Potresti passino imparare un paio di cose. Va bene, ok. Quindi direi, ragazzi, torniamo un attimo indietro. Vi metto in pausa, così almeno torniamo un attimo indietro con Shade. Per poi tornare a consegnare la missione. Allora, ragazzi, siamo nella tundra congelata che andiamo a consegnare il famoso anello. La missione. Esatto. Prova a vedere un attimo sopra. Perché se sopra c'è l'accesso alla base, allora bisogna andare giù. Cacchius. Mi è proprio apparso in faccia il Nex. Allora, secondo me... Dici che è sopra, non è a lato? E perché vedi che non ci sono lati? Hai ragione. Tutto chiuso. Guarda che ansia, queste cose che si aprono. Ah no, però aspetta, Shade. È qua. Qua dove? Ah, è un ponte quello. Penso, non no, lo so. Vedi. Ah, sì. Scusa, non sembrava un ponte. No, eccola qua. Ciao, Van. Sei riuscita a trovare la mia fede? Non posso credere ai miei occhi. Ah,
Avete trovato la mia fede nuziale! Per favore, prendete questo come ricompensa. Spero vi possa ricompensare per il disturbo. Chiave del cavò. Vabbè. Tra le varie ricompense c'è un'antica chiave che si dice di accesso ad un incredibile tesoro nascosto. Purtroppo non sono a conoscenza della posizione di questo tesoro. Grazie mille, Van, Coco. Sarò per sempre vostra debitrice. Ok, vai. Aspettate, quindi... Adesso però voglio capire un secondo. Dov'è il diario? Che cosa? Ci manca solo una missione, che è quella di Glotron e Emburion, però a questi qua... Vabbè, quella la puoi fare quando livelli Nexomon, li cerchi, la fai da solo. Sì. Allora... Io direi di provare ad andare lì al pontile dove avevo detto, sennò poi possiamo andare... Possiamo andare dai draghi. Andiamo prima al pontile, poi dopo andiamo dai draghi, vediamo se nel caso... Sì, mamma. Di Cala. Attenzione, questo ci manca. Che bello. Ma questo è bello. Questo ci manca, ci ha tirato giù un ciocco della Madosca. Questo qui è un'evoluzione, è l'evoluzione del gatto. Dell'altro del gatto. Ma è un cane? No, sembra un... Boh, non lo so. Cioè, perché c'è tipo uno che sembra tipo una specie di gatto che assomiglia a questo. Non lo so. Allora non me lo ricordo, sinceramente. Sì, perché in questi giorni ho fatto gli altri video di Nexomon e quindi c'erano anche le immagini di quelli vecchi di Nexomon. Mm-hmm. Ieri i cacciatori delle praterie eccelgono? Sì. Vabbè. Nel nascondersi... Non è recce, vabbè, lascia perdere. No. Nascondersi nell'attacco con movimenti rapidi. Il loro olfatto e l'udito sono strabilianti. Ok. Strabilianti. Bene, bene. Vabbè, ne abbiamo trovato uno, dai. Così a puffo ci sta anche. Mm-hmm. Ok, allora, hai detto dov'è che dobbiamo andare? Alla scuola. Quindi la parte del... L'orfanotrofio, sì. Sì. Sotto, tutto giù, dovrebbe esserci... Tutto giù. Ah, tutto giù? Ah, no, di là, sì, no, c'è ragione. Perché in realtà c'è ancora un pezzo anche qua sopra che non abbiamo fatto, qua sopra. Sono vabbè, dopo male. Vediamo, inizio a scendere. Sì, scusa, già che ci sono. Sì. Perché io mi ricordo, poi non so se magari invece ce l'avevano solo parlato e poi basta. No, io qua mi ricordo però che questa zona qua l'avevamo fatta. Tutta. Sì, no, dico, c'era il pontile, non mi ricordo se c'era una cosa rimasta indietro o seppure no. Ce ne avevano parlato e basta. Vedi, non c'è niente nel pontile. Ma vabbè, ci abbiamo provato. Ma sì. Tanto era qui vicino. Ma forse c'era tipo una nave, forse che passa tipo la N Anna, tipo, che è riferita a Pokémon. No, mi sembra che forse ci avevamo parlato con qualcuno che poi ci aveva ricacciato indietro. Vediamo, boh, andiamocene giù di qua. Ti stai leggendo a Palmaia, amica? Sì, molti Nexomon di ogni elemento si trovano lì. È molto bello. Lascia che ti mostri la mia squadra. Ho catturato tutti questi esemplari a Palmaia. Ok, vediamo dei Nexomon che ci saranno a Palmaia. Homer Charge. Inquietante e carino allo stesso tempo. Sì. Ma sai che non vorrei che i nemici si... Questo mi ha coso. Non c'ha le zampe, c'ha solo le zampe davanti. What? Sembra un kiwi. No, sembra un chocobo, sembra. Un kiwi mi sento. Vabbè. Flozorard, questo ce l'abbiamo. Prima o poi riusciremo anche a evolvere Muscat. Io vorrei vedere la terza evoluzione di Muscat, sinceramente. Perché lo metto sempre davanti. Mi piace. Sì, Lioness è bella. La chimiera. Sì, è la l'evoluzione della chimiera. Ah, certo, con la mia squadra non è meglio da forma ora. Li ho appena catturati. Ma li allenerò, avrò la mia rivincita un giorno, a presto. Aspetta che sta mezzo morendo, quindi. Già che ci sono, ecco un secondo. Sì. No, perché tira, già che ci sono. Siamo qua vicino. Ok. Hai trovato un nucleo affiatamento 1. Ok. Sta zona in effetti... Vedi, c'è il capitano. Sì. C'è il capitano. C'è il capitano Nemo. Si naviga. Saluti, il traghetto partirà tra poco. Dimmi, adesso ti stai dirigendo verso la meravigliosa terra di Palmaia? Andiamo?
Ma prova, sì. Sì, vai, Tomai. Dovrebbe essere quell'isoletta tra lì. Perfetto, per favore, salite subito a bordo. Partiamo tra poco. Se c'è, non c'è niente. Vabbè, senza pagare, senza niente. Che figo. Carina. Vabbè, tanto anche se, visto che non paghi né niente, ci andiamo lo stesso. Ah, sì? Non vedrò mai più l'isola di Drake. Adesso c'è Stitch. Aloha. Palmaia. Aloha. Ti chiamo Anoma. Basta. Lol. Benvenuti a Palmaia, una terra senza tiranni. Guarda, non è vero. Dobbiamo vedere la prossima gemma. Sto dicendo, guarda la mappa, che di sicuro siamo nell'isoletta. Adesso guarda. Palmaia è un paradiso. Ci vantiamo di una ragionevole assenza di tiranni. I domatori vengono da tutto il mondo per godersi una ben meritata vacanza. Benvenuti a Palmaia, Maia, Maia, Maia. Aiuto, non riesco a smettere di ballare, non ho un'animazione statica. Ok. Vediamo. Per me sì. L'isoletta che sta lì, l'ho detto io. Però ribadisco, c'è ancora anche l'isoletta quella che c'è là sopra. Ma non è un'isoletta, quella è una sporgenza, ma è dell'orfanotrofio, per me non ci si può arrivare. O comunque vedi che da dietro... Però. Vedi che c'è il ponte. Ma da dietro bisogna girare allora intorno alla gilda. Bisognerebbe tornare alla gilda e fare il giro da dietro. Ma anche ad esempio qua, scusami, alla Teria, qua là, sotto, vedi che ci sono quelle due casette rosse e blu? Secondo me anche lì c'è da fare qualcosa. Due casette rosse o blu? Sul lato destro. Ah, ecco. Ma va, sarà tutta zona già esplorata, abbiamo fatto tutto. Vabbè, comunque tanto in un modo o nell'altro ci fa passare ovunque. Sì. E tu? Cioè io? Sì. Va bene. No, vabbè, uguale. Benvenuta a Palmaia, viaggiatrice. Viaggiatrice. Catturare Nexomon è troppo stressante. Perché non metti su casa qui con noi? Forza, forza, rinuncia a quelle stupide Nexotrappole e a quelle pozioni. Prendi del cibo delizioso invece. Ah, vabbè, tanto dobbiamo fare le missioni qua. Okay. Così si fa. Hai preso una decisione fantastica nel venire qui, Ivan. Perché scomodarsi con i Nexomon, tiranni e draghi? Goditi il tuo soggiorno a Palmaia. Ecco, qua, i draghi te l'ha tirata te, Shade. Sì, veramente. Mamma mia, come mi draghi. Ui, c'è Solid Snake. È vero. La gilda non ha nessun avamposto che Palmaia, ma inviamo comunque alcuni domatori per garantire la sicurezza. Tuttavia non accade mai nulla qui. Snake! Ci sono molti Nexomon selvaggi di tutti i tipi di elementi intorno a Palmaia. Ma se stai facendo fatica a catturarli, dovresti prendere delle Nexotrappole elementali. Degli artigiani esperti in giro per il mondo possono farle per te. Le isole di Drake sono un buon posto per trovarli. Le isole di Drake. Qua vedi che sono dire che devi andare alle isole di Drake. Lo sapevi che in molte parti del mondo il livello dei Nexomon selvaggia può cambiare da quel tempo? Se torni più tardi potremmo essere un po' più forti di prima. Ok. Allora ci si poteva. C'è Masterchef giù. Se possiedi un piccone puoi estrarre frammenti. Vabbè, dai, lo sappiamo già. Esatto. Cosa c'è scritto? Per favore, non fare la pipì nel mare. What? Aspetta, vai a sinistra. Ah, pensavo di andare giù di qua. Sì, a sinistra, sì. E giù di là non c'è niente. No, c'è anche a destra da andare. Ah, va bene, sì, c'è il mondo, cioè. Vedi? Finivamo in zona. Sì, no, lo so. Prova a vedere se è chiusa. Mi sa che è chiusa qua, sì. Ci sono le spiagge. Sì, è chiusa. Allora facciamo prima questa, dai. Lo giuro, amica, una volta stavo facendo immersione e ho visto una città lì sotto. Dunque, nessuno mi crede, c'è una città sott'acqua da qualche parte. C'è anche solo la città subacquea. Ah, qui è molto meglio che a Paruma. Il mio lavoro richiede che viaggi in ogni sorta di posto a Palmaia. È in gran lunga il mio preferito. Tac, dicono che sia il fine del mondo, eccetera, eccetera. Ma il sole spende sempre qui a Palmaia. Rilassati, amica mia. Tac.
Non ci saranno molti banditi in giro, ma troverai comunque molti domatori estremamente entusiasti di combattere. Stavo leggendo estremamente. Ti sfideranno a lottare che ti piaccia o no, quindi fai attenzione. Non ci stai dicendo cose che sappiamo dall'inizio. In effetti. Non dovrebbe essere tipo un legale? Non sono un avvocato. Ma che cazzo di... Oh, ho visto un drago supremo atterrare vicino a Pambaia proprio ora. So che non fanno male agli umani, drago, ma comunque fa un po' paura. Drago, ci sono i draghi. Dove cazzo ma... siamo apparsi? Nel mare. Sì, è vero, è vero. Babba. Ma qua c'è anche tra l'altro una nave, cioè. Qua non si può entrare, vero? Ma no, posso entrarci invece. C'è una barchetta. Cosa c'ha questa? Sì, stai attento all'albero parlante. Stai attento all'albero parlante. Non ascoltare l'albero parlante. Sei stata avvertita. Ma allora qua c'è Salem. C'è l'albero parlante tecnicamente. L'albero, vabbè, lei era un gatto, non era l'albero. Sì, ah, sì, è vero. Però era insieme all'albero. È vero, l'albero. Sì, sì. Palmaia non è sempre stata così pacifica. Si dice che un tempo delle terribili canaglie usassero questa regione come base. Ci sono le extratappere speciali che aumentano la possibilità di catturare in base all'elemento del tuo obiettivo. Ecco perché non provi queste. Ho visto adesso che c'è uno screen, non ci avevo fatto caso. Eh? No, vai avanti, avanti. Non ho capito. Le isole di Drake hanno i migliori artigiani che ne possono fabbricare per te. Ma ci sono anche mercanti in giro per il mondo che le vendono. Vabbè, ma lo sappiamo già. No, ma dicevo, non avevo visto questo. Lo screen non l'avevo proprio visto. Ma neanche io. Non so perché, ma me l'ha sfuggito. Schietto minerale. Ok, anche qua possiamo andare dentro. Sì. Attenzione. Che cosa ci fa qui la domatrice? Eh? Per me non ha bisogno di domatori. Non è apposta. Ma che due coglioni. Dovresti andare dall'altra parte se stai facendo, cercando una sfida. Anche questo ci caccia. C'è un eremita da qualche parte a sud-ovest di Palmaia che passa tutto il giorno a costruire le trappole. Molti domatori cercano i suoi servizi, ma sembra che lei non ne vada facilmente. Non ne vada felicemente. Non ne venda. Facilmente. Anzi, forse c'è l'extra trappola nascosta. Attacca, ti abbiamo preso. Ok. Allora, quindi devi andare a lato, giusto sotto. Andiamo sotto, già che siamo qua. Tanto dovrebbe essere tutta spiaggia. Ah no, allora vai a sinistra, qua non è tutta spiaggia. Sicura? Per me è aperto qui. Felarnia. Per me è aperto. Attenzione. Rivoluzione della gatta. Sì. Esatto. Sa che qua si prende un po' di Nexomon, sai. C'ho la sensazione, muovi. Ah, la prima. Dai, questo lo leggo io. Felarnia. I Felarnia sono cacciatori estremamente abili. Sono anche i maestri del vento, che usano come piattaforma per saltare e raggiungere i nemici in volo. Attenzione. Ah, tecnicamente in giù di qua c'è solamente questo qua che mi sa che scappa pipì. Papaya, non sarà un posto sicuro ancora per molto. Non l'ho sentito. Ogni città nella terraferma è già caduta contro i tiranni. È solo una questione di tempo. Vabbè, nel senso, cioè, non armiamoci prima del tempo, dai. Non ci sono tiranni qui. Quindi gli adulti lasciano anche i bambini come noi giochino con i nostri Nexomon al di fuori della città. Ehi, perché non giochi con noi? I Nexomon sono piuttosto forti. Reuferus. Bello questo qua. Un veloce marino fuor d'acqua. Tra l'altro d'erba. Non è neanche d'acqua. Ah, oh, è un veloce d'erba.
Quanto tempo? Runk. Queste qua sono le terze evoluzioni addirittura. Non sono neanche le seconde, sono le terze queste qua. Lopidovi? Che cacchio? Questo qui è mezzo e mezzo. Hai è visto? Tipo Minum e Pisla. È tipo Minum e Pisla. Che figo. Ma non ho usato gli altri Nexmon, perché hanno fatto livellare anche gli altri? Boh. Barriera assoluta. Il tuo Nexmon esiste per i due turni successivi con almeno un PS rimanente. No. No, beh, oddio, aspetta. In realtà qua ci sono quelli schifidi su questo qua. Gli attacchi. Sbarra roccia. Tempesta di saggia, pugno roccia. Che dici? Lo mettiamo a posto di sbarra roccia? O non sì, lo mettiamo? È l'unico sacrificabile. Sì, dai. Boh, vedi tu. Ma sì, dai. Cosa? Perdere non è divertente, sei una sciocca. Allenerò i Nexon così da non perdere più contro i sciocchi. I sciocco come. I sciocchi come te. Che se magari non unisci le cose, mi fa piacere. Candly. Adesso mi challenge già. Niente. Ma sti problemi ogni tanto che non ci fanno scappare. Cioè, nel senso, dovrebbero farci sempre scappare più o meno. Dai. Boh, già che ci sono, però prendo anche l'affare qua sotto che mi prendo già. Ok, ma qua c'è ancora una zona in sotto? Mi stai glitchando un sacco. Sì? Sì, adesso ti sei ripreso. Marmella! Questa qui la volevi evitare l'altra volta, mi sembra. Carina! Sì, a me sembra la prima volta che la vedo. A me invece sembra che l'abbiamo shottata. Non l'hai catturata. L'abbiamo shottata male. Morta. Mondo. Marmella! Attenzione. Ma non aspettavo che shottasse così. Ok. Sto shottando male a quanto è pare. È finito? E non la faccio apposta. No, questo ce l'abbiamo già. Ci serve l'evoluzione, ci serve. Fa tutto sto danno, non lo fa mai tutto sto danno. Cazzarolina. Dai, vai sul pontile o giù. Algon. Qua ci sono un po' di nuovi Nexmon. Un po' tanti. È la pre-evoluzione. Sì. Comunque adesso poi magari mentre livello un po' in Nexmon, guardiamo un attimo con Shade, ragazzi. Magari fuori video che magari non c'è Shade o altro, prendiamo un po' di Nexmon. Così. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Ok. Algon. Vediamo. Gli Algon vivono sott'acqua, nonostante ciò possiedono caratteristiche e poteri dei Nexmon di tipo pianta. In realtà gli Algon emergono occasionalmente dall'acqua per migliorare la loro fotosintesi. Carino questo qua. Allora, aspetta, prima di andare su andrei ancora giù, magari. Ma scusami, Qua è. Dimmi che è delimitata, che è finita qua. Ok, questa è MN Anna. Sì, ho visto. Qua non c'è nient'altro, c'è solo questa da prendere e basta. Quindi qua magari poi ci vengo a livellare. Che sembra una zona ottima per livellare qua. Visto che è delimitata, perfetto. Basta saperlo così siamo tranquilli. Oh, Tile. Questo? Quanto è grande questo pontile? Arr, che cosa pensi di fare, piccola canaglia? Tutta questa roba l'ho rubata, è mia e sono mia, quindi sparisci. Octolect. Cazzo. Questo qua gli faccio un piffo, mi sa tanto. Dimentico sempre questa piccola cosa che posso curare. E infatti mi ricordavo che sui fantasmi facesse bello tanto danno. Questo. Sì, Pantra, mi piace anche a me questo qua molto. Cadeto. È un cadetto della marina. Cadetto? No, cadetto? Non ho capito.
Vabbè. Tanto ormai. Ve l'ho detto, voglio fare sto cavolo di livello con Muscat, così. Finalmente l'abbiamo fatto. Ci tengo ormai, è proprio questo il mio principio. Cazzo, questo fa male, però. Grande. Vediamo se riesco a non prendere troppo danno. Aia. No, ok. Cambiamo Nexamon. Mettiamoci dentro. Tanto Chonko secondo me lo teniamo come Nexamon. E Shade. Chonko lo lascerei comunque dentro. Mm-hmm. Anche perché non abbiamo ancora la terza evoluzione. Non abbiamo ancora preso. Cronoad. Cazzo, si fa male. Ok. Attenzione. Muscat fa livello 34. Oh, finalmente! Alleluia! Muscat digievolve. Felibanco? Ok. Che brutta. Ma che è statutina della salute? Gah, come osi prendere quello corbato? La gioventù d'oggi non ha nessun principio, nessun rispetto. Qua dove si va? Tu invece. Ma qua puoi andare in mezzo all'acqua? Cioè, scusa, non ho capito. È perché acqua bassa. Vedi che c'è l'azzurrino? Sì, ho visto. Ciao c'è. Signorina, aloha, 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 aloha. Oh, scusami, stai rovinando le mie prove di danza? Non puoi andare a giocare con i tuoi Nexon da qualche altra parte? Devo batterti così puoi tornare a casa? Puoi tornare alla città? Non so perché ti ho detto a casa. Adesso in città? Io pensavo ho letto casa, scusa. Bello anche questo pesce andarbergo. No, come se ci fosse tutto casa. No, ma ci sono i Nexamon figli qua, comunque. Sono quelli, secondo me, si sono lasciati i migliori per ultimi. Moga, che carino! Oh, cosa sei, un carlino! Mojumpu! Anche questo è carino. No, invece per cane che è sciutato. Ma, mi dimmi un po' una cosa, ma c'è ancora un'evoluzione di Felibanco, o no? No, è finito. Okay. È l'ultimo, questo. Dobbiamo vedere poi allora se tenerlo in gruppo o meno. Questo condivide l'esperienza. Sì. Ok, d'accordo, non posso buttarti fuori da questa arena. Ma devo seriamente allenarmi, perciò per favore vattene via. Qua secondo me possiamo andare. Mi sa che puoi andare ancora. Continua, sì. Esatto. Allora, aspetta, intanto prendo questo. E questo. Qua c'è un'altra zona. Aspetta, anche qua. L'ho vista per puro caso questo, sono sincero. Attenzione. L'ho proprio vista. E voi chi sareste? No, no, lasciami indovinare. Volete che vi costruisca delle next trappole? Che tipo di next trappole? Elementari? Ma preferisco concentrarmi in next trappole psichico e fantasma, tra le varie. C'è un altro tizio che usa altri elementi, ma vive delle isole di Drake. Voglio creare nexotrappole. Di cosa ho bisogno? Altri elementi? Non importa. Voglio creare nexotrappole. Sono piuttosto impegnato, ragazzina, ma se davvero hai bisogno delle mie abilità artigiani, perché non mi dai una mano prima tu? È un compito davvero importante, fatto apposta per qualcuno del tuo calibro. Cardo, cosa vuoi che facciamo? Il mio pranzo. Datelo a prendere. Andate al ristorante di Palmaio e ritirate il mio pranzo. Beh, questa è una missione facile. Non posso creare nexotrappola a stomaco vuoto. Va bene. Ci sta, dai, Shade. Dobbiamo ancora vederlo, quella parte. Sì. Aspetta che volevo andare però qua su, perché questa parte qua non l'abbiamo vista, da questa parte. Qua, per... qua possiamo andarci, no? Lo sapevi? Nuovi tiranni nascondono in ogni... Tiranni nascono in ogni momento. Non importa quanti li sconfiggiamo. Non possiamo mai rilassarci nemmeno a Palmaia. Dobbiamo allenarci senza sosta per sopravvivere. Orget. Carina anche questa.
Comunque non mi dispiace Fairy Brand, guarda, sai? Sono sincero, cioè, comunque il suo danno lo fa. Poi condivide l'esperienza. No, ma in realtà sai che in realtà non è che lo condivide l'esperienza. Mi sorge il dubbio che sono le cose che abbiamo messo, le pietrine. Quelle che abbiamo messo i vari personaggi che condividono l'esperienza. Ti faccio male? Scucchetto. Minchia che ciocco. Che culo. Oh, dai. Che stronzone, oh. Ah, poco ma fuori, allora. Stranamente qua non ci sono Pokémon di tipo acqua. Hai notato? Cioè, ci sono sempre Pokémon di tipo psico. Cioè, sono anomali come questo. Però vabbè. Ok, ottimo. Stronzo, per questo prima avevo ucciso l'altro. Ok, bene. Vedi? Anche lume forse facesse il livello, sarebbe ottimo. Nuova mossa, gabbia di fuoco. Al 35% possibilità di intrappolare l'avversario. Non richiede molta resistenza. Bah, no, non lo metterai io. Che dici te? Beh, allora. Abbiamo già Marco Infuocato che fa l'effetto gabbia. Ma c'è inceneritore che è inutile. Eh? Ma c'è il rituale, non la credo. Ah, aspetta però. 120 di attacco fa. Sì, no, no, lascia stare. Sì, sì, no, lascia stare. Non lo metto. Sì, anche secondo me. Così si fa, amica mia. Tu sì che sai come allenarti. I tiranni non si accorgeranno che li hai colpiti. Non importa quanti si metteranno contro di noi. Ottimo. Gekoko, mi ha trovato come pazzetto. E qua un altro oggetto. Elisir, perfetto. Sì, comunque mi sa che qua farmeremo un pochettino. Tanto un po' di video, ragazzi, ne abbiamo registrati con Shade, quindi mi sa tanto che qua ci metteremo un po' a farmare. Sì, faccio così. Ok, qua sotto c'è quello che abbiamo sanati prima, perfetto. Meno così si congiunge e capisco anch'io le strade. Senti, qua è sempre un casino, trovo a capire le strade di sto gioco. Sono troppo ampie alcune volte. Ce ne sono due. Mi sta laggando tantissimo. Allora, ragazzi, direi che per il momento è tutto. Con Shade vi ringraziamo. Ci vediamo alla prossima sempre qua su Nexmo. Vi ricordiamo che ogni domenica ci sarà anche Aragami sul canale di Shade. Quindi andate a vedere anche Aragami. E sotto in descrizione trovate tutti i link naturalmente di Shade, ok? Alla prossima, ragazzuoli, ciao!